Bentornati ragazzi, io sono Wasteflash, questo è Diablo 3. Allora, come vedete ho un sacco di eroi, ci gioco da tanti anni, ma finalmente col PC che sono riuscito a sistemare, che è più o meno recente come avevo già detto, posso addirittura registrarlo. Quindi quello che farò, siccome abbiamo anche l'espansione, è creare un eroe stagionale. Facciamo il Negromante, che è la mia classe preferita come ben sapete, e lo chiamerò Phil Atterio. Atterio? Phil Atterio. Ah, ecco l'errore, erano due T. Phil Atterio. Creiamolo. Yes. Stiamo facendo la stagione, vediamo le impostazioni. Io metto Tormento 1 perché si hanno dei reward molto più alti, anche se è ultra difficile, ma con il nostro necromante non dovremmo avere problemi. Tutto quello che vive deve avvizzire e morire. Ciò che muore e marcisce alimenterà nuova vita. Questo è il ciclo dell'esistenza. E noi, sacerdoti di Ratma, dobbiamo usare le arti oscure per proteggerlo. In pochi ci comprendono. Ma noi ci rechiamo comunque dove è necessario. Il mio maestro ha saputo di una stella caduta a ovest che ha riportato in vita i morti. Mi ha ordinato di raggiungere Tristram per ridare loro la pace. Se il ciclo dovesse interrompersi, sarebbe la fine di ogni cosa. Allora, dopo questa... Aspettate, deve dire cose. Anche i morti che ha risvegliato. Allora, dopo questa breve intro, iniziamo subito. Allora, a parte che, siccome ho acquistato espansione necromante, mi hanno regalato queste ali tamarrissime. Credo che non userò mai, almeno non adesso. E poi abbiamo dei pet. Questo è per aver giocato, mi sa, a Heroes of the Storm. E questo è dell'espansione e lo voglio. È un piccolo golem uscito malissimo. L'unico potere che ha, a parte quello di essere bellissimo, è che raccoglie soldi. Allora, che cos'è un personaggio stagionale? Comunque è un personaggio che non usufruisce praticamente dei nostri addirittura con destro attacco fisico, non usufruisce delle nostre stash, delle bonus del nostro profilo, e deve fare una campagna totalmente da zero. La mia consapevolezza, ecco qua, abbiamo cresce. La lancia. Allora, comunque in realtà la grafica è molto più bella, ma ho dovuto abbassarla drasticamente perché questo gioco, nonostante sembri una grafica che sembra che abbia una grafica molto bassa, in realtà è pesantuccio, soprattutto per la stabilità della connessione. Sulla vecchia cattedrale c'è stato un solo sopravvissuto, Lea. Dovresti parlare con lei. Ok, abbiamo sbloccato la lancia d'ossa, che è una delle abilità più potenti del nostro necromante, però ce ne sono, io sono concentrato su altre. Come vedete, quando ammazzo i nemici rimangono dei torsi a terra oltre i normali cadaveri, ma è una cosa che scopriremo dopo. Ovviamente sto a Tormento 1. Non ho sbloccato le altre modalità, altrimenti avrei fatto modalità più alte. Perché in realtà non ho iniziato ieri a giocarci. Sono un giocatore abbastanza esperto, quindi anche se mi facessero fuori un bel po' di volte, ce la farei. Ok, parliamo con Lea.
Sei tu, Lea? Sei sopravvissuta alla... È così. Maschera avventato mio zio, Deckard Kane, nelle profondità della vecchia cattedrale. Ho cercato di raggiungerlo, ma i morti si stavano già risvegliando. Sono tornata qui a radunare la milizia, ma... Attenzione! I feriti stanno muovendo! Perfetto. No problem. Ok, mi raccoglie. Ehi, l'oro, sta che carino. I miei affari. Dai, zitto, oste. Ok. Raccogliamo spesso questi libricini che ci danno delle nozioni. Il capitano Ramford e gli altri stanno perdendo la speranza. Ho detto loro di non perdere la fede, ma se non bla, bla, bla. Non aiuta più, i morti ci travolgeranno tutti. Sì, sono qui per questo. Ti ringrazio. Dovresti parlare con il capitano Ramford. Ok, andiamo al capitano Ramford. No. Cosa hai da dire? Tristram era un luogo meraviglioso in cui vivere. La mia famiglia è stata... Che depressione. Cioè, voglio dire, sono un negromante. Penso che di essere già abbastanza un personaggio depressivo. Ah, casa di Kane, è vero. Non si può entrare? Ok. Vediamo che possiamo prendere qua. Un altro libro. Siamo finalmente giunti alla vecchia cattedrale di Tristram. Questo è il luogo dove Diablo, il signore del terrore, ha corrotto l'umanità la prima volta. Qui troverò finalmente le risposte che cerco. Beh, sì, lo so, io c'ero a Diablo. Per la mia sicurezza, ma qui credo di poter trovare informazioni vitali per scomparire. Ridarò la pace ai morti risorti. Ah, ho interrotto l'altra registrazione. Ma il capitano Dalti e la milizia sono stati massacrati da quelle cose. Ho una certa esperienza in materia. Beh, ti ho visto combattere. Attacca le madri abbiette e la loro regina. Sono loro che vomitano questi orrori. Attaccano le certo. barricate! Date come li trapassiamo L'essenza tutti. L'essenza è troppo scarsa. Ecco, quella è Perfetto. Una delle madri abbiette. Ce ne sono altre nelle rovine lungo la strada. Allora, abbiamo sbloccato la tetra falce, che è una mossa, vi faccio vedere, è una mossa praticamente che serve a generare il nostro mana. Il fatto è che adesso non fa molto danno, quindi rimarrei con rimarrei con gli spuntoni, che almeno ci consentono di tenere una certa distanza, dato che adesso ci sciottano. La cosa divertente del necromante, comunque, o come è stato reso Diablo 3, è che era il mio personaggio preferito di Diablo 2. E il problema era che, se come me sei un giocatore che a cui piace usare i Puppet Master, ovvero evocare mostri o non morti al tuo fianco, a Diablo 2, se tu, a meno che non giocavi con altri giocatori, prendere il negromante e skillarlo in modo che evocasse morti non era la scelta migliore. Cioè, ti arrivavi a Duriel al secondo boss, ti shottava tutti gli scheletri e rimanevi fottuto perché finivi i cadaveri per generare i tuoi golem, i tuoi scheletri. Quindi era un casino. Conveniva di più livellarlo in... abbiamo una cinta. Livellarlo in maledizioni, eccetera eccetera. Allora, adesso siamo un po' svantaggiati, ma presto sbloccheremo delle abilità molto utili. E tu? Ah no, era il golem, mi fai paura. Aiuto. Anche perché, essendo in tormento 1, il vero problema non sono i boss o i nemici normali, ma i mostri elite e i mini boss, perché sono più pericolosi dei boss. Fanno davvero un sacco di male e sono in gran numero di solito, quindi è molto pericoloso affrontarli. Quindi cerchiamo di livellare adesso. Ok. Che nemici normali, non scherzano. Ok, la cantina non c'è. Normalmente c'è. Le mappe sono procedurali. Della gran figata della serie Diablo.
Quindi ogni tanto qui c'è una cantina aperta, ma dovrebbe essercene un'altra dove si scende, un mini dungeon, insomma. Aiuto. Sono tostissimi. Ok, curiamoci. Le pozioni si ricaricano dopo un tot. Hanno il cooldown. Ok. No, ho sprecato le lance. Ma quindi che dobbiamo fare? Uccidere madri abiette, che sono quelle zombie che generano altri zombie, insomma. Ok, crepa, crepa. Atma mi benedice. Ok, ah. Ok, adesso abbiamo sbloccato Corpse Explosion, quindi questi torsi che stavano a terra assumono un significato non indifferente, perché sono i nostri reagenti per le abilità. Però il necromante di Diablo 3 differisce molto rispetto a quello del 2. Ve lo mostrerò appena sbloccheremo le abilità consone. Noi lo facciamo avvicinare qua e gli esplode la faccia. Avvicinati. Boom baby. Ok, quindi vediamo cosa abbiamo droppato. Una cinta più potente, fantastico. Allora, andiamo avanti, cioè, sperando di non trovare mini boss, perché sennò sono fregato. Tu non dai niente. Ah, che brutto rumore. Cos'è? Ah, ok. Perfetto. Allora, andiamo avanti. Ecco una delle cantine che vi ho detto. Ah, c'è anche una madre abietta. Ah. Boom. Quindi abbiamo uccisa senza che me ne accorgessi. Vieni. Ok, nuove nozioni. Sono Abd al-Hazir, avventuriero, studioso e ricercatore. Condivido il mio sapere su questo incredibile mondo e le sue creature attraverso dotte missive, spesso a rischio della mia stessa vita. Madonna. Ebbene, sono stato di recente nel Canduras, dove le mie tende sono state invase da malevoli rattospini. Sono riuscito a scacciarli con una scarpa, ma ad un uomo meno ardito sarebbe andata assai peggio. Abbiamo trovato un altro dungeon. Questo è, mi sa che è un raro. Eh sì. Che culo. Ecco perché mi piace Diablo 3. Perché puoi rigiocarlo 10.000 volte. Vabbè, a parte quando diventi onnipotente, il gioco è super divertente. Ma c'è il fatto che sia procedurale, come il vecchio, che abbia mantenuto questa peculiarità, non è indifferente. Boom. Ci andiamo a prendere l'oro. Cadaveri. Ci sono un sacco di oggetti con cui interagire in Diablo 3. Qui c'è qualcosa? No. Ok. Allora, c'è pure un'altra, la cantina, quindi dopo ci scendiamo da dove esci. Bastardo. E tu non fai niente? Eh sì, per il momento dobbiamo essere un po' mordi e fuggi, anche perché siamo a tormento... Ah, tormento 1. Ok, ci ha lasciati perdere, no. È il momento di giocare duro. Non si è fatto niente. Crepa, crepa, crepa.
Boom. Aia, una sbrega. Mi ha levato mezza vita. Sono problematici questi qui. L'essenza è troppo scarsa. Vai, vai, muori. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, dicevamo, continuiamo da questa parte. Allora, queste sono cose nuove per me perché, appunto, io giocavo al vanilla, poi non ho comprato l'espansione fino ad ora. Quindi ci sono cose che sicuramente non so. Un forziere. Oh, oh. Allora, fascia rettile del massacro. E poi avevo trovato qualcos'altro. Era, mi sa, una gemma. Ah, ok. Sono cambiate un po' di cose. Prima le gemme stavano nell'inventario normalmente. Quindi era un po' pointless, però abbiamo trovato una cosa per craftare. Ok. Qualcosa mi dice che c'è un'altra madre abietta nelle vicinanze. Ok, facciamo così. Boom. Non si fotte con filatteria. Che cantina umida. Aiuto, 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 aiuto. Che qui qui siamo fregati. Mi hanno bloccato. No, sono morto. Vabbè, possiamo, per fortuna, dato che non siamo ancora mai morti, abbiamo poco tempo di resurrezione. Ok. Speriamo che non ci siano elite. Poi è molto probabile. Boom. Maledetto, ti stavi parando dietro la colonna. No. Date voi un singolo nemico, anche se lui è leggermente più forte. Ok. Abbiamo trovato un altro forziere. Bellissimo. Due punti vita al secondo. Guanti. Guanti scadenti. Va bene. Ok, pure qua c'è niente. Va bene. Andiamo avanti. Ho sentito dei versi che non mi piacciono per niente. Ah, ecco degli elite. Questa creatura morirà. Ecco, quelli contornati da un'aura blu sono elite e sono brutti. Anzi no, questi fanno solo i muri. Ho visto di peggio. Ma siccome ci prendono dalla distanza, non dovrebbe essere un problema. Ok, ok, poteva andare davvero peggio. Davvero, davvero peggio. Mentre facevo le prove di registrazione, ero stato attaccato da degli elite, sempre rattospini come questi, che avevano come abilità vortice. Come vedete, hanno scritto barriera loro, ed è la loro abilità speciale. L'abilità vortice cosa faceva? Mi teletrasportava su di loro, mi tiravano a loro, e quindi poi mi massacravano continuamente. Io sono fatto di carta. Hanno un'abilità un po' di merda questi.
Oh. Mi benedice. Ok. Oh, adesso inizia a farsi sul serio. Ehi, non mi fare muri. Non fare muro. Comunichiamo, non fare muro. Allora, quindi vediamo cosa abbiamo trovato altro. Niente di che, sono cinture. Potrei aprire una boutique di cinture. Abbiamo sbloccato al posto della lancia d'ossa il mago scheletrico. Lo vedrete subito cosa fa. Allora, e questa abilità che ci cambia radicalmente il picco di difficoltà, quindi penso che in realtà il necromante vada un attimino nerfato, soprattutto quando sbloccheremo altre cose. Allora, guardate, posso evocare un botto di scheletri, io me ne sto bello tranquillo, faccio esplodere i cadaveri. Cioè, finché io genero potere focus, cioè io posso evocare scheletri maghi e nessuno mi può fermare. Cioè io posso fare i cazzacci miei mentre questi spammano palle di frost o di magia. Vai mio piccolo minion. Ah, qui c'è un problema con l'IA per quanto riguarda le strade. Posso più negare la vera natura del male che è sorto dalle profondità della cattedrale. La verità è troppo orribile per ammetterla, ma si tratta dell'oscuro signore del terrore. 3, 4, 5. Boom. Così, perché mi andava. Allora, abbiamo sbloccato una runa. Le nostre abilità, tutte le abilità, hanno anche una runa. Che in questo caso ha impatto immediato. Forniscono praticamente dei poteri aggiuntivi alle nostre abilità. In questo caso gli spuntoni possono stunnare. Ok, c'è un'altra madre abietta. Io continuo a spammare i miei maghi. Boom, boom. OP e spack. Allora, vediamo qui. Pantaloni, non siamo più in mutande. Che qui si fa un pochino complicata. Ok. Allora, ok, finito il focus. Io me li metto davanti, addio, non mi fa male più nessuno. Qui c'è un'altra madrappietta. Perfetto, non c'è più niente da fare, io sono invincibile. Il diavolo stesso è stato qui. Tristan Vecchia, è vero. Bellissimo. Non ho idea se ci sia un massimo di maghi che posso evocare. E questa è la cosa più bella. Addio. Beh, ok. Allora, quello che dobbiamo fare è legna marcia. E a parte aiuto. Secondino, siamo un attimo. Oh, ci sono degli elite. Ci sono degli elite. Ah, ok, mi buttano via. L'abilità più utile di sempre. Che battaglia intensa. Mi spingono via i maghi. Tanto io posso evocarli all'infinito. Ergo me la sucata. Si capisce niente. L'essenza è troppo scarsa. Aiuto.
siamo ancora vaghi. No problem, no problem. Aiuto, che succede? Sono bloccato. Ah, c'è il muro. Ehi, che succede? Dannati muri, devo eliminare quelli che fanno i muri. Ho droppato un sacco di roba, mi sa. Grazie per avermi spinto sulle cure. Aiuto! Maghi, ma che fate? Boom! Dai, io posso spammare sui tasti e basta. Basta spammare, io evoco, cioè sono invincibile. E te devi fare muri? Cioè, perfetto. Come fa a non piacervi questa classe? L'essenza è troppo scarsa. Addio. Oh, quello mi serve. Ok, ora sono un po' potenziato. Mi ho fatto rompere un albero. Smitragliate, smitragliate. Ah, lui è proprio un mini boss. Ecco, questo è un mini boss. Bloodface selvaggio. Il selvaggio. Beh, addio Bloodface. Boom, esplodi. Quanto sei resistente, Bloodface. Ok, prendiamo tutto quello che abbiamo. E tu? Occupatene voi, ragazzi. Allora, vediamo cosa abbiamo droppato. Allora, un'ascia. È meglio il coltello. Dei pantaloni migliori. Un brocchiere. Ah, due essenze in più. Ah, questo è solo per i necromanti. Che robine, però. Ci siamo quasi. Quindi adesso dobbiamo ammazzare. Eccola qua, la regina Bietta. Che lei conta come boss. Più essenza. Ah. Che succede? Damn connection. Armi pregiate. Ah, ok, questa era la bottega di Greenswald. Ok. Abbiamo ucciso questa maledetta regina. Scendiamo in questa cantina, vediamo cosa c'è. Ok. Noi vogliamo i nostri scheletri. Cazzo cene. Io faccio esplodere i cadaveri, mica mi preoccupo di queste cose. Addio. Boom. Cos'è? Allora, abbiamo trovato bracciali più 5 intelligenza e in più ci dà più esperienza, questo è utile. Non abbiamo degli stivali che mettiamo adesso. Perfetto, ci siamo già fatti un piccolo set. Distruggiamo tutto. C'è anche un achievement e una streak per quanto riguarda la distruzione di oggetti. È proprio una combo. Vediamo cosa c'è in giro. A me piace sempre scoprire le mappe. Anche se in teoria tu puoi anche andare direttamente al boss. Nessuno ti obbliga. Che a me piace scoprire i segreti. Tipo questo. Che scadiamo. E si dice che l'Ardanan abbia ucciso il re. Se solo fosse vero, forse i nostri giorni e le nostre notti di terrore potrebbero finire.
Se volete che non mi perda tanto in chiacchiere, basta chiederlo, così che non esplorerò più di tanto. Tanto sono cose che puoi trovare o non trovare, totalmente a random. Ok, quindi dobbiamo tornare a Tristram con il nostro amato teletrasporto. Ok, quindi grazie per l'aiuto, ma potresti provare a far ragionare Lea. Non desiste dall'idea di voler salvare. Interessante. Se fosse vivo, le sue conoscenze potrebbero rivelarsi utili. Il mio maestro ne sarebbe orgoglioso. Ok, quindi possiamo vendere tutta scusate. Allora, vorrei vendere la roba. Prima dovremo aprire la cattedrale. Le guardie l'hanno chiusa a chiave per non cadere nell'imboscata. Ramford mi ha detto che si sono ritirate verso il capanno di Adria. La chiave deve essere ancora lì. Ok. Ah, questo è per identificare gli oggetti, anche se poi parlo. È una cosa che non ho mai capito. Le nobi sono scorticato le mani. Aiuto. Procurarti questa bella roba. Scorticate. Che vuoi da me? Ok, possiamo riparare qualcosa? No, non abbiamo niente di rotto. Zoccoli della cittadella. Allora, ma il fabbro c'è? Non ancora, mi sa. Questo è ancora un po' un addestramento. Questo. Alzare un dito per aiutare il borgomastro a riparare il suo carro. Mio fratello è morto per difendere questa città, mentre quel lurido codardo cercava di darsi alla fuga. Allora, andiamo con Lea. Sì, sì, signorina, sono molto interessato. Però adesso ho altro da fare. Allora. Ecco, fammi aprire il cancello. Apri, apri. Adria era mia madre, ma non so molto su di lei. È morta quando ero molto piccola. Sono stata cresciuta da zio Deckard. E che cosa sai di tuo padre? So che era un grande guerriero, caduto durante l'invasione di Tristram da parte del Deckard. Mi dispiace, ma il rumore dei miei cadaveri che esplodono è più forte della tua voce. Sorry, Lea. Ok, quindi dobbiamo andare al capanno di questa strega per recuperare il diario. Guarda, una cantina nascosta. Seguimi. Me ne ero accorto. Solo dell'energia oscura qui. La gente diceva che era una strega, ma non ci ho mai creduto. Ah, mi sa. Dei mini boss che sono comunque meno potenti degli elite. Cazzo. Mi ero scordato di questi poteri. Questi fanno l'esplosione di ghiaccio. Bisogna stargli, ecco, che sono pericolosi. Che ce n'è altri? Sì. Maledizione. Ok, loro sono merdine. Aiuto. Cioè, ci hanno one shottati praticamente. Allora, vediamo che abbiamo trovato. No, non mi servono. Ecco la chiave, è il diario di mia madre. Ciò che ho veduto in queste pagine è inquietante. Voglio sapere di più su di lei, ma non c'è fretta. Prima dobbiamo salvare zio Deckard. Lascia che me ne occupi io. Tu resta qui e scopri ciò che puoi. Grazie. Aida mi è venuto da me la scorsa notte. Intuivo ciò che tormentava il suo povero cuore e l'ho consolato come meglio potevo. Ciò nonostante, ovunque sia diretto, l'inferno lo seguirà. Le ombre minacciano Tristram ancora una volta. Come Aida, me ne andrò prima che arrivino. Allora, quello che abbiamo sbloccato è una runa. Aspettate, ora vi mostrerò meglio. Lasciate che vi illustri. Allora, come vedete, vabbè, abbiamo sbloccato una runa per
per la, come si chiama, per la lancia d'ossa, però noi non la utilizziamo, quindi non ci serve. E poi un'altra abilità che sostituisce l'esplosione cadaverica, che consiste, ora ve lo mostro, nel dissossare i cadaveri vicini e lanciare queste ossa sui nemici che stiamo puntando. Basta che ci sia un cadavere vicino. E questa è un'abilità molto più utile, a mio avviso, dell'esplosione cadaverica, perché non ha bisogno di che i nemici siano vicino al cadavere. Ed è molto brutale il fatto che noi strappiamo via le ossa dei cadaveri. Che è successo? Connessione? Per lanciarle sui nostri nemici. Ok, come volete voi. Non è possibile. Perfetto. A mio avviso fa molti più danni. Cioè, molto più letale. Ok, quindi fate una paura quando scomparite di Tristram. Ma vediamo che c'è in giro intanto. Ok, andiamo dentro questa cattedrale. Ma io non ho focus. Addio. Decimati in 2 secondi. Ok, adesso inizia il divertimento. La stella è caduta di sotto. Guardate che possiamo fare. Pum. Fa molti più danni. Cazzo, questi no. Questi sono terribili. La notte mi accoglie. Sì, certo. Allora, quei ciccioni esplodono e poi ce lo spiega lui. Lenti e stolti, ma i loro corpi orrendamente deformati. Per questo mi serve il cadavere. Sotto la carne di questi mostri si nasconde l'insieme, e dentro i loro corpi si annidano ripugnanti parassiti. Si dice che questi orrori vengono assemblati da un male superiore. Non è possibile. Nuove nozioni. Un nuovo e ripugnante morbo si è diffuso in queste terre. Strelli carogna sono vicini al suo focolaio. Dal mio ritorno a Tristram ho visto il loro numero accrescersi. Le forze maligne che risiedono qui danno loro forza e temo che il peggio debba ancora venire. Allora, quello che abbiamo sbloccato sono gli scheletri. Gli scheletri non hanno bisogno di reagenti per essere evocati, non come a Diablo 2. E praticamente, se noi usiamo l'abilità... Chi è che grida? Se noi usiamo l'abilità 2, loro si lanciano come dei forsennati sui mostri, cioè proprio vanno sotto steroidi. Dai, quanto sei duro. Cosa c'è qui? Guardate che belli fondali. Qua mi sa che non ci possiamo nemmeno andare. E c'è una cura per i dettagli maniacale. Ah, pietra smossa. Speriamo non esca un mostro. Aiuto. Guardate, vi faccio impazzire. Tempo ero il capitano dell'armata di Re Leoric e vivevo solo per onorare la mia terra e il mio sovrano. Mi serve un cadavere. No. Quanto vivo amato un amico. Perfino oltre a portarlo nella mano il suo cuore. Cristallo opaco. Ah,
Allora, ora che abbiamo anche gli scheletri, direi che non ci stanno proprio cazzi. Siamo invincibili. Cioè, io non so come hanno pensato questa cosa degli scheletri, che possiamo andare anche nel rage. Oddio. Non ci sono cadaveri. Aiuto. Andate, miei scheletri. Vabbè, certo, se giochi a Tormento 1, gli scheletri ti servono. Ok, iniziamo a usare le nostre ossa. Siamo invincibili. Perfetto, abbiamo un globo. Ok. Ci stiamo divertendo un mondo. Allora, cosa abbiamo trovato? Uno charm. Cuore essiccato dell'orso. Perfetto. Questo è un item che può usare solo il necromante. Bello fare esplodere i barili e le cose. Ora dovrebbe uscirmi da combo. No? Ok, ma io sono venuto da qua. Vediamo la mappa. Sì. Allora, continuiamo di qua. Stiamo andando ovviamente a tentoni, perché io la mappa non la conosco. Andate contro quello. Che divertimento. Ok. Vediamo nient'altro. No. Andiamo. Date, mie schede, andate. Che divertimento. Una pioggia di ossa. Non vedevo niente. Andate, figli miei, andate! Oddio, che mattanza! Allora, altri cadaveri, rastrelliera, ascia larga. Allora, vediamo che abbiamo trovato, non ci serve. Danni da veleno. Sciabola. Questa non la possiamo usare. Danni magici. E no, fa comunque più danno. Vediamo. Quindi anche se uso gli spuntoni di Lazarus, ne sono possiamo avvelenarli. Egli solo aveva il rispetto del re. Che lui è un mix, ricordiamo. Temo proprio distillante di l'idea di attacco. Guardate come continua a lanciare ossa sui miei nemici. Timorosi di contraddire l'arcivescovo. No. Tutti, consiglieri, acconsentirono di darci a morte. Livello 11. Rito di passaggio. Ah. Allora, quindi. Dono della morte. Bellissimo. Salasso. Allora, il salasso. Ok, praticamente noi succhiamo il sangue ai nostri amici. Mi piace. Abbiamo il rito di passaggio. Sono praticamente dei perk aggiuntivi. Delle passive. Velocità di movimento. Preferisco questa. Ne avremo tante, il bello è che possiamo cambiarle quando vogliamo. Allora, proviamo il nostro salasso. No.
Mamma mia. No, siamo tornati al centro. Figata, non colpiamo più ad area. 7 oggetti distrutti. Ok. No, qui al centro forse c'è un evento. No, ok, in alcune potrebbe esserci. Allora, quindi io mi curo. Cioè, e mentre mi curo posso lanciare. Ah no, 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 proprio di no. Sembra proprio di no. Perfetto. Andiamo avanti. Lo so, voi non state capendo niente. Ok. Fanno tutto gli scheletri. Cos'è questa? Oh. Addirittura una sciona di quelle incredibili. Che funghi interessanti. Quando tornammo dalla disastrosa. Come, che funghi interessanti? Nella marca occidentale. Il mio amato re perse ogni apparenza di buonsenso. Ribolliva di rabbia, lanciandoci contro maledizioni e chiamandoci traditori. Con gran dolore mi scagliai contro di lui. Ok, siamo arrivati alla fine del dungeon. Orride creature! Indietro! State indietro! Spero che questo corrigione renda. Tu non puoi passare! E presto tutti soffriranno quanto sofferto io! Guardie! Portatemi le sue ossa! Nemmeno la testa, le ossa! Andiamo, andiamo! Andate, scheletri! La, questa cosa che i maghi adesso quando vogliono lasciano cadaveri è una figata. Ah certo, c'è un bossino. Date tutti su di lui. Più a lungo. Ma quindi mi curo col salasso? No. Le mie ferite sono profonde. Ok. Le mie ferite si sono rimarginate. Ci è mancato poco. Parliamo col vecchio. Grazie. Ma perché hai rischiato la vita per me? Credo che possiamo aiutarci a vicenda. Tua nipote mi ha detto che ti avrei trovato. Oh, è meraviglioso sapere che Lea sta bene. Ho temuto il peggio. Ehi, non laggare. Ho saputo di questo passaggio segreto grazie alle antiche mappe che ho rinvenuto. Se ne va senza finire il discorso, ma sei uno stronzo. Ma vediamo cosa c'è qua. Niente di interessante. Quella porta è chiusa. Va bene. Dobbiamo parlare della stella caduta. Seguimi. Torniamo a Tristram. Va bene. Ho trovato lo zio di Lea, Deckard Kane. Era inseguito da una creatura chiamata Rescheletro, che ora blocca la strada verso la stella caduta.
Ok ragazzi, quindi è inutile che vi dica che il Re Scheletro è un badass, uno dei miei boss preferiti, nonché uno dei miei personaggi di Heroes of the Storm. E quindi per questo episodio è tutto, noi ci vediamo alla prossima, a presto. Ovviamente fatemi sapere se vi è piaciuto, commentate, lasciate un like, eccetera, eccetera.